ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E quelli che hanno niente da dire del tempo. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Noi ci stiamo già preparando, è questa la novità. Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile. Un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it. Bentrovati con una nuova puntata di questa trasmissione aperta da una clip capolavoro realizzata da Antonio D'Ottavio, un mix perfetto in 90 secondi di immagini simbolo che hanno caratterizzato quest'ultimo anno che ha cambiato la nostra storia, dall'avvento della pandemia con ospedali, reparti ospedalieri pieni, al durissimo lockdown della scorsa primavera con città vuote, gente a casa, anziani da soli, stadi, teatri, cinema, ristoranti vuoti, e lo sono ancora adesso purtroppo, e ancora aule delle scuole deserte, università deserte, con la didattica a distanza che ha impazzato e sta continuando ad impazzare, smart working e ancora ad esempio case di riposo RSA isolate ed assediate dal virus. Con la parte finale dedicata alla speranza, alla possibile luce alla fine del tunnel. Luce, speranza che passano attraverso il vaccino, che potrebbe restituirci una normalità, quella vita normale che tanto ci manca, e anche gesti normali come un semplice abbraccio. Complimenti ad Antonio D'Ottavio per questa bellissima copertina. Non faremo in questa trasmissione dal titolo Covid-19, un anno di virus in Abruzzo, non faremo la cronistoria di quanto successo nella nostra regione in quest'ultimo anno, ma di certo qualche punto fermo lo dobbiamo mettere, a cominciare da alcune date importanti. Ce ne andiamo subito alla fine del febbraio dello scorso anno, 28 febbraio del 2020, andiamo sul sito di Rete 8, questo articolo firmato dalla collega Giliola Edmondo, primo caso accertato. Come ci è arrivato da noi il virus? Portato da una famiglia brianzola venuta nella seconda casa di Roseto. Il primo ad ammalarsi fu il capofamiglia, anche in condizioni serie, venne ricoverato per diverso tempo al Mazzini di Teramo. Poi via via si ammalarono anche gli altri componenti della famiglia e pian piano è iniziata la lunga storia che va avanti ancora oggi. Altra data importante, siamo agli inizi di marzo dello scorso anno, tocchiamo con mano anche noi abruzzesi la prima vittima per Covid. Andiamo ad Ortona, Villa Caldari di Ortona, il 58enne Maurizio Mascitti, un barista, morì per infarto, questo fu il primo responso, poi si venne a sapere che era stato contagiato dal Covid. E fu proprio in quel periodo, inizi di marzo dello scorso anno, che iniziamo con Pronto Medicina Facile, una collana
infinita, diciamo così, di speciali dedicati all'emergenza coronavirus. E purtroppo, o per fortuna, queste trasmissioni stanno andando avanti ancora adesso, un anno dopo. Iniziamo con il professor Giustino Parruti, che fu ospite diverse volte e nel, diciamo così, primo anniversario del Covid in Abruzzo non poteva non tornare qui da noi per voi. Buonasera e bentornato al professor Parruti. Buonasera. Grazie, Giustino. Buonasera a tutti. Come sta? Beh, insomma, un po' stanco, ma tutto sommato ancora abbastanza combattivo. Resiste? Resistiamo perché il plurale è fondamentale. Uno non ce la farebbe mai, ma un gruppo come quello che si è creato, sì. Professor Giustino Parruti, direttore Unità Operativa Complessa Malattie Infettive, ospedale di Pescara, ASL di Pescara, componente della Task Force regionale istituita proprio per l'emergenza coronavirus. Allora, prima di parlare di argomenti importanti come le varianti, in particolare quella inglese, i vaccini, novità terapeutiche che stanno arrivando anche in Abruzzo, però un focus, un minimo su quanto sta succedendo nella nostra regione. Anche oggi 552 nuovi casi, 8,7% tasso di positività, che insomma è alto. Diciamo che è alto, 27 decessi, di cui 20 nel pescarese. Che cosa sta succedendo, professore? Parliamo solo di numeri, poi parleremo appunto di varianti e vaccini. Ma sta succedendo sostanzialmente che la circolazione del virus supera le maglie della zona rossa abbastanza facilmente. Insomma, dobbiamo riconoscerlo oggi dall'istituzione di domenica due settimane fa e la diciannovesima giornata, e vediamo solo una modesta riduzione del tasso di circolazione, con tutte le conseguenze a valle. Dall'altra parte, il numero di casi clinici complicati, gravi, severi, che riguardano anche giovani sopra i 35 anni, è aumentato. Ospedali reggono, terapie intensive reggono, non tanto come posti letto, anche come personale dedicato. Reggono eroicamente, aggiungerei questo aggettivo perché è fondamentale in questo momento, reggono perché il carico è costante, lavoriamo sempre a pieno regime, non abbiamo mai un posto vuoto, oramai a Pescara da settimane, e devo dire reggono grazie, nel senso che non c'è una defiance, non c'è una persona che si tiri indietro rispetto al compito che gli è dato. Questa è una cosa che ci fa soltanto, diciamo, oltre che onore, piacere. Lo ha detto lei poco fa, si è abbassata l'età dei contagiati. L'anno scorso, proprio di questi tempi, eravamo sopra i 60 anni, 65, 70. Adesso ci sono tanti giovani. Perché, professore? Ma probabilmente è legato alla dinamica della circolazione del virus, che riguarda tutte le fasce di età, entra in tutte le famiglie, crea cluster numerosissimi che hanno appunto una penetrazione nel tessuto sociale molto ampio, e poi anche per probabilmente una diversa capacità patogenetica del virus, perché solo stamattina cercavo di mettere precocemente, come abbiamo fatto tante volte dal pronto soccorso con riferimento al Day Hospital di Pescara, due giovani di 39 anni, e dopo accorta osservazione di un po' di ore, di 72 ore, l'abbiamo dovuti ricoverare entrambi con segni di progressione. Quindi purtroppo è una situazione che è molto impegnativa ed è fortemente impegnativa. Certo. L'anno scorso erano soprattutto maschietti, più uomini che donne. È cambiato qualcosa con le varianti? No, gli uomini sono sicuramente in proporzione più colpiti, sono più colpiti in tutte le fasce di età. Le donne ci sono, ce ne sono tante, tantissime. Oggi abbiamo dovuto intubare e trasferire in rianimazione una giovane poche ore dopo il suo arrivo in pronto soccorso, ma è un fatto che si ripete tutti i giorni, però diciamo sempre con quel rapporto di 2 a 1, 3 a 2 che tutto sommato c'è stato dall'inizio. L'aspetto positivo è che aumenta, cresce il numero dei guariti, fortunatamente. Certamente, a fronte di una circolazione così diffusa, la percentuale di persone che ammalano in forma grave probabilmente è aumentata solo di poco, quindi alla fine il numero dei guariti è la nota positiva di ogni giornata ed è quello che
ci lascia sperare il fondo della storia. L'ultima, un azzardo di previsione, restiamo arancioni con le varie macchie rosse tipo l'area di Pescara e altri comuni, oppure? Ma sulla scorta dei dati globali della regione probabilmente sì. Il problema è che ci sono questi hotspot di circolazione del virus dove purtroppo incappa di essere quasi tutta la zona costiera più popolosa e la zona metropolitana di Pescara, il che comporta di fatto un impegno importante. Grazie professore, torno da lei tra poco e partiremo subito parlando della variante inglese e di quello che sta, dei macelli, degli sfracelli che sta combinando anche nella nostra regione. Prima, come sempre, voglio fare la mia consueta irruzione settimanale sul sito dell'Ordine dei Medici, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri, pagine sempre listate a lutto, le visitiamo ogni settimana in apertura di ogni puntata di Pronto Medicina Facile per ricordare sempre a tutti i rischi che il personale medico, paramedico, i volontari, tutti coloro che operano per cercare di tutelarci, di prendersi cura della nostra salute, dicevo, rischi che corrono in ogni istante della giornata. Ebbene, il numero dei medici deceduti per contagio dall'inizio della pandemia è salito ancora fortunatamente di una sola unità rispetto alla settimana scorsa. Ad oggi sono 333, come vedete sui vostri televisori. Ai medici vanno aggiunti infermieri e farmacisti. Stabili il numero degli infermieri, 81 deceduti a oggi, mentre i contagiati sono più di 100.000, 26 i farmacisti deceduti per contagio. Altra pagina che non manca mai nella nostra trasmissione è quella della solidarietà, e questa settimana la dedichiamo a un fiore per la ricerca, la Margherita, per Fondazione AIRC 2021. Dal 5 marzo al 25 aprile anche questa edizione, come vedete, vede testimonial Margherita Granbassi, la campionessa mondiale di scherma. Per l'ottavo anno consecutivo l'Associazione Italiana Centri Giardinaggio rinnova il sostegno alla ricerca sul cancro di Fondazione AIRC, e lo fa ancora una volta scegliendo la Margherita, un fiore della purezza per eccellenza e prodotto made in Italy al 100%. Come e dove rendersi protagonisti di acquisti destinati poi a fondi per la ricerca? Sono numerosi in tutta Italia i centri giardinaggio associati all'Associazione Italiana Centri Giardinaggio, dove si potranno acquistare le piante di Margherita solidale al prezzo di 4,50 euro. Per ogni Margherita venduta, 1,50 euro verrà devoluto ad AIRC per sostenere una nuova borsa di studio istituita da destinare ai migliori giovani talenti della ricerca. E tutti questi centri per il giardinaggio dove acquistare la Margherita per la salute e per la ricerca AIRC li trovate sul sito appunto dell'Associazione Italiana Centri Giardinaggio. Grazie alle persone che lavorano anche questa settimana con me a Pronto Medicina Facile. In relazione, come sempre, c'è la collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. In regia c'è Francesco Specchiulli, lo saluto e lo ringrazio. Stiamo già arrivando le email all'indirizzo salute@rete8.it, così come le telefonate. I numeri sono in sovrimpressione e li ricordo: 0871 e il prefisso 5873 230, 5873 235. A tra poco. Grazie Gigliola, buon lavoro. Devono pazientare un pochino i nostri telespettatori, sia coloro che ci hanno scritto sia coloro che ci stanno telefonando, perché io non voglio farmi così scappare l'opportunità di intervistare il professor Parruti su argomenti di strettissima attualità. Intanto le chiedo subito: siamo tornati indietro di un anno, professore, cioè sembra che la situazione stia sfuggendo di mano un po' come l'anno scorso per la variante inglese, perché? Che è così diffusiva, e tutto questo che cosa comporta? Allora, stiamo tornando indietro, e questo virus ha dimostrato una capacità diversa dagli altri coronavirus. Mentre tutti gli altri coronavirus si sono in qualche modo esauriti nella loro corsa vitale, riducendo la loro capacità di trasmissione nella evoluzione genetica della loro sequenza,
Questo sta mostrando una capacità invece importante di selezionare varianti che abbiano una maggiore diffusività. La variante inglese è sicuramente un esempio molto forte, anche da un punto di vista numerico, da un punto di vista globale, per quello che vi ho accennato prima, di questa capacità. Pescara Chieti siamo sul 70%. Pescara 88. 88. Quindi siamo praticamente arrivati alla sostituzione, perché è chiaro che avendo una efficienza replicativa molto maggiore, la stragrande maggioranza dei nuovi casi è generata dai portatori della variante inglese, e quindi questo soverchia diciamo, la capacità diffusiva delle altre varianti. Che cosa succede sostanzialmente? Succede una cosa relativamente semplice. La capacità di diffusione di questo virus fin dall'inizio è stata bimodale, cioè per ogni 100 pazienti infetti noi abbiamo avuto 1, 2, i primi numeri parlavano sulla variante cinese, in realtà quella la prima di esordio, meno di 1%, di superdiffusori, cioè di persone capaci, asintomatiche o sintomatiche, che fossero di diffondere il virus in gran copia intorno a sé, quindi utilizzare quella che allora veniva ipotizzata, adesso è ampiamente dimostrata, la via aerea. Poi il grosso degli infetti per ogni 100 presentava una capacità che potremmo raggruppare in modo semplice così, cioè diciamo una quarantina, cinquantina di persone capaci di dare un tasso di R con zero, cioè di replicazione successiva alla propria infezione con il virus piuttosto basso, ma comunque tale da contribuire alla diffusione insieme a quella dei superdiffusori, e poi un certo numero di persone del tutto incapaci, diciamo così, ancora oggi ce ne sono tante infezioni che noi per fortuna chiamiamo abortive, cioè il virus arriva in un ospite e questo non è capace di infettare, per fortuna, tutti quelli che gli stanno intorno e che hanno a che fare consorzio con lui o con lei. In realtà con la variante inglese tutte le proporzioni si sono abbassate, cioè questa variante ha la capacità di raggiungere efficacemente i recettori dell'ospite e di determinare infezione con cariche basse. Quindi i fenomeni che noi stiamo osservando sono essenzialmente due. Il numero dei superdiffusori è aumentato, probabilmente lo possiamo ipotizzare realisticamente intorno a un 2, 3, 4%, che però in termini di R con zero è importantissimo, perché è una moltiplicazione del 400% del potenziale di superdiffusione che comporta una prima parte, diciamo, dell'R con zero. Tutti gli altri, quelli che diciamo, avevano prima una capacità moderata di trasmissione, non è che siano biologicamente diversi, cioè emettono un certo numero di particelle infettanti nella stessa proporzione probabilmente in cui lo facevano prima, ma le loro particelle, per quanto meno di numero, hanno una maggiore capacità di efficacia e quindi hanno un'alta efficienza nel raggiungere altri ospiti e contagiarli. E poi probabilmente rimane un certo gruppo di persone con infezioni abortive, come dicevo prima, ma che conta poco, diciamo, in questo contesto di aumentata trasmissione. Un altro fenomeno, e questo è importante anche per capire quello che sta succedendo, per evitare la caccia alle streghe, diciamo, no? Come responsabilità in questa circostanza, è che se io mi infetto, facciamo una cosa che piace, che fa capire a tutti, se io sono un super diffusore e gioco una partita di paddle in una cappa di plastica con un'altra persona correndo per 2 ore, probabilmente quella persona che ha avuto l'avventura sfortunata di stare con me, la mattina dopo ha tutti i recettori polmonari intasati dal virus, perché c'è stata una concentrazione altissima in quella tenda, e quindi probabilmente avrà un'incubazione breve, una manifestazione dei sintomi quasi a ridosso dell'esposizione e un quadro clinico conseguente. Se io invece sono un modico diffusore e in una situazione di consorzio riesco a passare, passatemi il termine, poche copie alla mia vittima,
Questa avrà un'incubazione più lunga, perché poche copie basteranno a determinare l'infezione, ma l'inoculo sarà basso, per cui probabilmente l'incubazione si allungherà. È quello che stiamo vedendo molte volte negli ospedali. Noi abbiamo decisamente aumentato le maglie di controllo della circolazione del virus nell'ambito ospedaliero. Quando un paziente entra in ospedale fa subito un tampone, non accede alle zone pulite se non ha il tampone negativo, ma adesso lo ripete ogni 48 ore durante la degenza, e noi troviamo sistematicamente che ogni tanto qualcuno di quelli che sono entrati negativi e che sono risultati magari al secondo controllo ancora negativi, al terzo sono positivi e sicuramente non se lo sono presi in ospedale il virus, hanno maturato un modesto inoculo iniziato prima. Quindi diciamo che è infiltrativa come variante, è capace con bassi inoculi di dare un certo lasso temporale legato alla lunga incubazione tra il momento in cui una persona comincia a diffondere e il momento in cui ha avuto forse delle situazioni di rischio, e questo rende tutto più complicato. Questo è lo scenario che si sta, diciamo, determinando. Provo a fare un po' l'avvocato del diavolo e mi metto e dalla parte del virus e anche dalla parte di coloro che contestano i vaccini, non magari Novax, ma coloro che contestano efficacia e validità dei vaccini. Con questa velocità di mutazioni del virus, di varianti del virus, non ce la faremo mai, nel senso che ce la facciamo con vaccini o devono essere continuamente adeguati i vaccini per potersi mostrare efficaci nei confronti di queste varianti? Abbiamo sentito anche di, tra l'altro appartenenti alla sua categoria, di medici vaccinati con la seconda dose che anche dopo un certo periodo di tempo sono risultati positivi. Come lo spiega, professore, tutto questo? Dunque, questo stava già scritto nella Magna Carta dei trial che hanno presentato al mondo scientifico sia il vaccino di Pfizer che quello di Moderna. Tutti e due hanno dimostrato che entrambi i vaccini erano capaci di ridurre la fase di shedding sintomatica, cioè quella fase temporale in cui una persona, avendo dei sintomi, trasmette il virus. Ma per tutti e due, sebbene ridotta dall'ottenimento dell'immunità, rimane ancora importante una fase di possibile diffusione asintomatica senza sintomi. Prendiamo il caso di cui si è parlato diffusamente nel telegiornale di questa sera sulla questione della casa di cura di San Pietro Bolognese. Casa di riposo. Forse. Casa di riposo, scusate, di Castel San Pietro, vicino alle porte di Bologna. Sì, di Bologna. Si sono infettati, nonostante la doppia dose di vaccino, tutti gli ospiti, e c'è stata una discussione anche abbastanza forte sulla responsabilità di alcuni operatori sanitari che hanno rifiutato il vaccino e quindi hanno continuato a assistere senza essere vaccinati questi anziani. Ora, la cosa carina però è che nessuno di questi anziani si è ammalato. Quindi, che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che purtroppo lo scenario che si configura nell'ambito della vaccinazione, e inizio a rispondere alla sua giustissima domanda, è che il virus verrà ridotto o quasi azzerato, ridotto nelle varianti più benigne, meno ridotto nella sua capacità di dare malattia nelle varianti più pervicaci, più terribili, che probabilmente, data la circolazione costante del virus, continueranno in parte ad emergere, ma continua a circolare. Quindi il problema della vaccinazione è molteplice. Da una parte, prima riusciamo ad avere una copertura universale della popolazione e più riduciamo quella quota, appunto, che i vaccini ci annunciano di poter ridurre della trasmissione sintomatica e in parte anche di quella asintomatica. Però dobbiamo, io l'ho detto in tutte le circostanze in cui ho avuto modo di riflettere su questi primi lavori di presentazione, sui primi dati che abbiamo sotto gli occhi, dobbiamo entrare in un ordine di idee ben preciso. Noi dovremo fare i conti con la circolazione di questo virus anche in uno scenario di vaccinazione universale. Quindi che cosa vuol dire? Che da una parte dovremo veramente vaccinare tutti. Non è... Io temo... Cioè, spero 6 miliardi di persone. Eh sì,
Forse 7. Forse 7, sì. Temo che quella quota di capacità di diffusione del virus che rimarrà nonostante la vaccinazione, quindi l'aumento della risposta immune adattativa, sarà piuttosto alta, perché la maggior parte delle persone non hanno bisogno della risposta immune adattativa. Il virus si appoggia nel nostro orofaringe ed è normalmente bloccato dalla risposta innata, e quindi lo shedding di queste persone continuerà abbastanza immodificato. Quindi l'immunità di gregge, come l'abbiamo concepita per tanti altri virus, probabilmente sarà raggiunta, se sarà raggiunta, molto lentamente. Avremo bisogno di sviluppare multipli vaccini per poter contrastare le varianti che emergeranno, e avremo comunque una quota di circolazione di questo virus importante. Però non bisogna essere pessimisti in questo scenario. Cioè, i vaccini sono molto più efficaci dei vaccini dell'influenza. Sono tutti stra-efficaci. Tutti e tre che sono arrivati sul mercato italiano. Tutti quelli che abbiamo sul mercato, tutti quelli che si annunciano, anche quelli che avranno come il Soverana e gli altri, avranno una quota proteica legata all'adiuvante tossoide del tetano. Fondamentalmente avranno tutti una capacità di ridurre del 70-80%, anche nelle varianti peggiori probabilmente, la capacità di sviluppare malattia, meno quella di ridurre la circolazione del virus. Quindi, in un certo senso, diciamo, la nostra comunità internazionale dovrà mantenere in essere strumenti adeguati al monitoraggio e alla continua. Ecco perché è importantissimo quello che stiamo sentendo in questi giorni. Ben venga che l'Italia, anche se non impatti immediatamente su questa fase di disponibilità vaccinale, si metta in condizione di produrre vaccini, perché ne avremo bisogno nel tempo, perché avremo bisogno di poter mirare sulle eventuali varianti emergenti in modo adeguato come rinforzo di immunità. Intanto comunicazione di servizio per Gigliola: può sbloccare i centralini, così cominciamo anche a dare voce e spazio ai nostri telespettatori. L'ultima per il momento, per quanto mi riguarda, per avere ci sono varie scuole di pensiero a proposito di questo che le sto per chiedere, per avere la maggiore copertura di popolazione in questo momento italiana ma anche mondiale. Potrebbe bastare in questa fase che non ci sono vaccini per tutti, almeno la prima dose, che garantisce un 50, 55, 60%? No, di più. Allora, Israele ha dimostrato un 91%, 90% di copertura sul campo dopo aver avviato la vaccinazione, con ogni presumibilità come effetto della singola dose. L'esperienza dell'Inghilterra, che ha deciso di imbarcarsi in questa strada, è stata evidente. È chiaro che noi dobbiamo tenere conto che ci imbarchiamo in questo modo in una strada che apre una grande incompiuta che dovremo compiere. Questa è la prima volta in assoluto nella storia dell'umanità in cui l'immunità vaccinale è assolutamente superiore a quella innata, a quella naturale. Cioè, lo stiamo dimostrando negli operatori sanitari europei e statunitensi, lo stiamo dimostrando in tutti gli studi che ci sono stati. Quelli che hanno avuto la prima ondata, come l'infezione nella prima ondata, hanno avuto una copertura immune di 4, 6, 8 mesi, poi si sono tranquillamente riammalati all'aumento della circolazione. Anche a Pescara abbiamo avuto 6 casi di persone che hanno avuto una polmonite avendo avuto un'infezione asintomatica nella prima ondata. Quindi fondamentalmente l'immunità naturale è un'immunità fugace. L'immunità che è stata studiata con la grandiosa tecnologia dei vaccini è un'immunità decisamente più durevole, più potente, no? Lo stiamo vedendo con i titoli che otteniamo negli operatori, che abbiamo ottenuto negli operatori sanitari a Pescara. Sono tutti straripantemente più alti rispetto a quelli degli operatori che si sono infettati naturalmente. Quindi, per fortuna, abbiamo questo grande messaggio da poter portare, cioè i vaccini non solo funzionano, non solo sono potentissimi, ma danno un'immunità superiore a quella naturale. Questa è una cosa che deve soltanto farci piacere. Chiaramente, se noi facciamo una dose,
creiamo un'incompiuta, cioè ci impegniamo appena disponibile a completare il boost con la seconda dose. Però bisogna stare nei tempi, no? Poi bisogna farlo. Non lo sappiamo, cioè già negli studi registrativi l'intervallo dei famosi 21 giorni tra una dose e l'altra era un intervallo mediano di quello che era stato fatto, ma moltissimi hanno ottenuto l'immunità vaccinati dopo 52-55 giorni di richiamo. Io credo, vedendo quello che è stato dimostrato l'altro ieri in un brillantissimo lavoro in cui coloro che avevano avuto l'infezione naturale con una singola dose di vaccino hanno ottenuto un boost di immunità altissima, quindi poi c'è un aspetto una volta tanto che ci aiuterà e sarà anche il virus. Continuando a circolare farà la sua parte, diciamo, nello stimolare il rebound dell'immunità nei vaccinati. Quindi anche i vaccinati da un certo punto cominceranno a avere un'immunità mista da vaccino e da infezione naturale e tutto questo piano piano porterà alla nostra uscita dal tunnel. Grazie professor Parruti, 21:31, spazio alle prime telefonate della serata. Chiedo la cortesia a tutti i telespettatori di fare domande brevi per cercare di accontentare il maggior numero di telespettatori possibili. Pronto, Rete 8? Buonasera, senta, io sono Roberta da Pescara, vorrei sapere Roberta. Dal dottor Parruti, intanto lo ringrazio per tutto quello che fa, se chi viene vaccinato contro il Covid può trasmettere l'infezione ad altri che non sono vaccinati e inoltre qual è, siccome c'è stata una grande polemica da parte di un professionista laziale sul fatto sui vaccini genici e i vaccini proteici e nessuno gli ha risposto nel merito, volevo sapere lei che cosa ci può dire, qual è la differenza, perché lui diceva che questi vaccini potevano avere nel tempo delle ripercussioni negative sulla genetica, diciamo sulla riproduzione. Grazie Roberta, professore. Grazie. Allora, cominciamo dalla prima domanda, dalla prima parte, riprendo in parte quello che ho già detto e lo ridico forse in modo più incisivo. Il virus ha la possibilità di ridurre o quasi azzerare il rischio che uno che si infetti sviluppi malattia, ok? E questo lo sappiamo per certo. Non sappiamo in che misura riduce la durata di un'infezione asintomatica a questo punto, perché uno non si ammala, in una persona che venga esposta. Io ho fatto la doppia dose, ok? Io vado in Covid tutti i giorni con un'estrema cautela, perché sono sicuro che altrimenti mi infetterei. Ora, se mi infettassi e tornassi a casa, sarei un diffusore asintomatico. Probabilmente la durata della mia fase asintomatica sarebbe un po' più breve, potrei avere cariche infettanti minori, ma se ho la variante inglese vi ho spiegato quello che succede con le cariche basse. Quindi la risposta alla sua domanda è: dobbiamo entrare nell'ordine di idea, sì, cioè i vaccinati possono essere diffusori del virus, quindi i vaccinati non possono prendere atteggiamenti superficiali di riduzione della propria attenzione fino a che tutta la popolazione dei suscettibili, questo è un fatto, è un must morale, cioè fino a che tutta la popolazione dei suscettibili non sarà completamente coperta, chiunque di noi si esponga al virus lo fa ponendo a potenziale rischio di morte i suscettibili. Questo lo devo dire con molta forza, perché la superficialità da parte degli operatori sanitari sarebbe assolutamente inaccettabile. Certo. Questa è la prima domanda, la prima risposta. La seconda risposta sulla diversità dei meccanismi, diciamo, di generazione del vaccino. I vaccini a RNA sono un grande capolavoro, insomma, è inutile che ce lo nascondiamo, sono un capolavoro spettacolare, perché inoculati nel sito di inoculo, nel giro di poche ore, in realtà raggiungono quasi sempre la milza, tantissimi linfonodi, enormi tessuti, hanno avuto una diffusione spettacolare che veramente era prevedibile dagli animali, ma è stata diciamo dimostrata poi negli esseri umani con la stessa potenza. Quindi hanno tanti tessuti che nel giro di pochi giorni e per poche settimane producono la proteina
del virus, quindi il vaccino ci fa produrre non le difese inizialmente, attenzione, ci fa produrre quella del RNA, la proteina, ma anche gli altri, la proteina virale contro la quale poi il nostro sistema immunitario sviluppa, attenzione, questa è la differenza importantissima, non solo anticorpi ma anche cellule specifiche, ok? Tutti i vettori che noi stiamo vedendo, incluso quelli adenovirus, hanno una mortalità una volta che sono entrati nel nostro corpo, cioè l'RNA veicolato dalle nanoparticelle liposomali e gli adenovirus 26 e tutti quanti gli altri che raggiungono nei vari vaccini, lo Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson, raggiungono il nostro organismo, non sono capaci di replicare. Quindi dopo che hanno rilasciato il loro contenuto di acido nucleico che induce la genesi della proteina e quindi poi a seguire la nostra risposta immunitaria, non possono, sono geneticamente impossibilitati a determinare mutazioni nel nostro genoma. Quindi tutti i sospetti che erano stati posti non hanno adesso, ad oggi, nessunissimo fondamento e non lo possono avere perché biologicamente questi vettori, io ho la fortuna di aver avuto un periodo di genetica nella mia vita oltre che di infettivologia, quindi per fortuna so leggere e interpretare questi dati e ve lo dico col cuore, insomma, quindi ve lo dico come una fonte che spero possa essere credibile, non hanno la capacità di determinare mutagenesi nel nostro organismo, hanno solo una fugace, temporanea possibilità di veicolare il DNA o l'RNA, a seconda che siano adenovirus o virus o vaccino RNA, della proteina che viene codificata, poi muore e rimane solo la nostra risposta. Ed è questa la ragione per cui occorrono i richiami. Se noi avessimo creato un vaccino capace di entrare nel nostro corpo e di replicarsi nel nostro corpo, potremmo avere un rilascio persistente del contenuto veicolato da questo vaccino. Invece abbiamo scelto, per motivi di oggettiva sicurezza, vaccini che siano assolutamente incapaci di questo. E quindi no. Due mail che mi sono arrivate stamattina, le ho sintetizzate, le altre mi stanno arrivando adesso, le leggerò dal cellulare. Roberto, perché prima di fare un vaccino anti-Covid non si effettua un test sierologico per verificare la presenza di anticorpi? Le priorità di chiamata potrebbero essere stabilite sulla base anche di questo parametro? Questa è una domanda molto interessante e la risposta è molto chiara già, per fortuna, non per me, è chiara oggettivamente nei dati. Non conviene basarsi, per tutto quello che vi ho detto, per come sono stati costruiti questi trial registrativi, sulla presenza di anticorpi. L'immunità naturale, ve l'ho detto già, è evanescente, è molto più solida l'immunità vaccinale, per cui se io avessi 78 di titolo IgG, e per questo dico sono protetto, che mi vaccino a fare, non terrei conto da un punto di vista molto miope di quello che invece gli studi sui grandi numeri hanno dimostrato, e cioè che la vaccinazione va ben oltre l'induzione del livello di difese che dà l'infezione naturale e perpetua l'efficacia di questa capacità di memoria immunitaria nei confronti del coronavirus. Quindi il titolo non va guardato, perché certo, può essere fondamentalmente e assolutamente contraddittorio. Domanda di Gianfranco con due mail, perché si era dimenticato qualcosa. Mia nuora è incinta da circa 50 giorni, circa un mese fa è stata colpita dal Covid in modo asintomatico. Adesso, dopo ripetuti accertamenti, sta bene. Può essere sottoposta alla vaccinazione anti-Covid o deve attendere l'avvenuto parto? Ma allora, in quanto persona giovane, in questo momento non ha priorità. Quindi, siccome peraltro la donna in gravidanza rischia veramente poco, per fortuna questa è una cosa che sappiamo con certezza, ringraziando Dio, e quindi l'unica cosa che si può avere un'anticipazione, diciamo, dell'inizio del travaglio è in un certo numero di capi, piccola percentuale delle centinaia di casi che sono già stati osservati prospetticamente. Quindi la donna non deve porsi questo problema per la semplicissima ragione che è giovane e che in questo momento non fa parte della priorità vaccinale. E
E qui mi riaggancio anche a qualcosa a cui non ho risposto della precedente domanda, cioè in realtà in questo momento, e questo lo dico perché è molto importante che noi abbiamo un punto di vista solidale e non campanilistico, per bloccare la catastrofe sanitaria che noi abbiamo bisogno, ci torneremo dopo con calma, di strategie che puntino a una pronta copertura vaccinale di coloro che sono suscettibili, all'opposto della donna in gravidanza, al sviluppo di malattia in caso di infezione. E sappiamo quali sono le classi, però poi su questo magari ci torniamo certo. Con calma. Grazie professore, torniamo alle telefonate. Pronto Radio 8? Buonasera. Sì, da dove chiama? Buonasera a tutti, sono Assunta, chiamo da Francavilla. Buonasera Assunta. Innanzitutto, buonasera a voi, innanzitutto volevo ringraziare il professor Parruti e tutta la sua equipe per tutto quello che state facendo. Veramente siete il nostro faro, la nostra luce in fondo al tunnel. Vengo con la domanda. Allora, proprio oggi il TAR del Lazio ha accolto l'istanza cautelare che è stata promossa dai medici Comitato Cura Domiciliare Covid-19. Allora, è un'istanza nei confronti del Ministero della Salute e dell'AIFA in merito ai principi di gestione casi Covid, che prevede che nei primissimi giorni di malattia bisogna restare solo in vigile attesa e somministrazione di Fanse e paracetamolo o dell'eparina, ma solo per gli allettati. Concorda su un'eventuale revisione del protocollo per le cure domiciliari, dove agendo tempestivamente ai primi sintomi con dei farmaci appropriati naturalmente, si eviterebbero delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva, perché per il momento credo che il punto cruciale sia l'affollamento, scusi il termine, proprio nelle terapie intensive e negli ospedali. Possibile che grazie. Bisogna ancora restare dopo un anno in vigile attesa? Grazie Assunta. Professore. Grazie a voi. Allora, questa è una domanda molto importante e molto delicata. Allora, la prima cosa è che noi abbiamo bisogno sicuramente di una precoce presa in carico degli infetti. Cioè, se noi mantenendo il livello di test, questo diciamolo, cioè abbiamo raggiunto in Italia un livello di test per il Covid che è spettacolare, perché se no parliamo solo delle cose che non vanno, non sottolineiamo quelle, e non è giusto. E non è giusto, e non sottolineiamo quelle che vanno. Noi abbiamo in questo momento, a differenza della prima ondata, un'enorme capacità di presa in carico precoce, con tutti i limiti che il tracciamento in qualche momento di affanno può avere nelle varie province sul territorio, con tutti i limiti di quello che, appunto, come in tutti i fenomeni epidemici, quindi che soverchiano la nostra capacità di risposta qui o là ogni tanto. Ma noi adesso facciamo la diagnosi molto più precocemente di prima. Allora, che cosa abbiamo imparato? Ecco, io cercherei di evitare sostanzialmente tutti gli approcci che non tengano conto di tutta la complessità che questa malattia genera. Allora, abbiamo imparato sicuramente, e la collega l'ha detto bene, che la presa in carico precoce fa sì che cominci un'osservazione a domicilio, che si possa utilizzare il prima possibile l'anticoagulante, perché quello che noi non stiamo vedendo nella stessa proporzione dell'anno scorso, quando noi non conoscevamo bene la biologia di questo virus, è quell'eccesso di morti cardiovascolari che ha segnato i mesi gennaio, febbraio e marzo dell'anno scorso. Questa cosa dell'eparina e degli anticoagulanti e dei FANS l'abbiamo imparata, e la presa in carico precoce sta permettendo di ridurre significativamente. Cioè, noi abbiamo molta meno percezione di eventi trombotici o trombovascolari mortali o comunque non controllati a domicilio. Dov'è che la cosa diventa più complicata? Allora, c'è un accenno in quello che la collega ha fatto una domanda, ed è l'uso
dei farmaci a domicilio, cioè noi non dobbiamo ricorrere al cortisone a domicilio se non abbiamo la contezza di una evoluzione verso la polmonite, perché la polmonite deriva da un eccesso di risposta immunitaria e va quindi aiutata col cortisone a spegnerne, diciamo, la gravità. Mentre l'infezione domiciliare, anche quella sintomatica con febbre, anche quella sintomatica ma senza coinvolgimento polmonare per altri versi come la cefalea, la diarrea, se noi introduciamo precocemente, su questo sono d'accordo tutte le nuove linee guida, il cortisone, allunghiamo il tempo di esposizione virale. Noi invece dobbiamo cercare di favorire in tutti i modi il controllo del virus in questa prima fase, e in questo noi speriamo di poter coniugare la precocità della diagnosi, l'ottima conoscenza che abbiamo dei fattori di rischio per la progressione di malattia, con l'arrivo degli anticorpi che l'AIFA ci sta cominciando a mettere. Noi abbiamo già, tutti noi abruzzesi abbiamo già risposto presente alla chiamata, e quindi siamo pronti a utilizzarli precocemente nei nostri day hospital, nei nostri setting assistenziali. Questo, diciamo, potrà cambiare molto i termini di progressione. Poi, e alleggerire anche gli ospedali. E alleggerire molto gli ospedali. Poi l'altra cosa importante sarà comunque cercare di istruire molto molto di più sulla ecografia polmonare a domicilio, perché il progetto abruzzese, che è uno dei progetti migliori, abbiamo comprato gli ecografi per poter avere tante ecografie polmonari in più in molti ambiti. Portateli, ce l'hanno in dotazione le USCA. Sono facili, gli USCA possono utilizzarli senza pretendere di fare refertazioni altisonanti, ma dandoci una refertazione qualitativa, c'è polmonite, non c'è polmonite, osservando i parametri vitali, soprattutto la frequenza respiratoria, che continua a essere il grande assente purtroppo in tante osservazioni, perché quando un paziente comincia a aumentare la frequenza respiratoria sopra 22, 23, 24 atti al minuto, deve essere assolutamente considerato come in progressione. Quindi tante cose le abbiamo imparate, quindi partiamo dal positivo. L'eparina, il fatto che il cortisone vada utilizzato il meno possibile, il fatto che poi debba veramente essere utilizzato solo per la polmonite. E poi però mi lasci dire un'ultima cosa. Tutti gli studi hanno dimostrato che l'ossigenoterapia deve essere precoce, cioè quando un paziente, perciò insistevo sulla frequenza respiratoria, quando un paziente comincia a iperventilare a domicilio, anche se satura ancora bene, va sostenuto con l'ossigeno, altrimenti l'iperlavoro polmonare peggiora il quadro. Tutti gli studi migliori hanno dimostrato che la precocità dell'ossigenoterapia è in assoluto la migliore delle terapie supportive che possiamo fare. E questo è molto, molto, molto importante nell'ottica del TAR del Lazio che diceva lei. Cioè, se i colleghi in massa ci aiutano dopo la vaccinazione a prendere in carico il paziente di nuova diagnosi, possiamo, secondo me, iniziare precocemente quella che è una cosa importantissima, cioè l'ossigenoterapia domiciliare. In questo anno di allenamento, diciamo così, vi è servito anche un po' a tarare meglio, no? L'utilizzo dell'ossigeno per dare sollievo ai malati e anche bilanciarlo con i farmaci, mi sembra. Assolutamente, assolutamente, perché se noi riusciamo, dobbiamo dare a ciascun malato il supporto ossigenoterapico adeguato. Al malato che ha bisogno di un supporto lieve deve ridurre l'iperventilazione già a domicilio, paziente che arriva in ospedale va ossigenato fino a controllarne la tachipnea, se necessario bisogna progredire alle tecniche di ventilazione assistita il più precocemente possibile per evitare che il polmone continui a infiammarsi. Silvana, penso che la risposta del professor Parruti sarà scontata. Vorrei chiedere quale tipo di vaccino Covid dovrebbe essere somministrato a mio marito sottoposto a terapia anticoagulante col Coumadin. No, allora, per fortuna la terapia anticoagulante col Covid è protettiva, quindi diciamo la risposta è abbastanza semplice. Qualsiasi vaccino, perché qualsiasi vaccino
riduce, stante che il Coumadin è protettivo per la problematica tromboembolica, però la cardiopatia complicata fino a dover prendere il Coumadin è un fattore di rischio, quindi il vaccino va fatto. Grazie professore, altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Sì, da dove chiama? Sì. Buonasera. Sì, pronto? Sì, da dove chiama? Buonasera, sì. Chiamo da San Giovanni Teatino e sono Guido. Buonasera. Sì, Guido, prego. Ringrazio il professore per la sua disponibilità a darci queste informazioni importanti. Sì, però deve abbassare il volume del televisore, Guido, gliel'avrà detto sì. Già Giulio, se no noi abbiamo il ritorno in studio. Abbassi il volume del televisore e faccio la domanda, per cortesia. Sì, allora, volevo innanzitutto appunto ringraziare il professore e anche purtroppo ho avuto degli amici ricoverati che hanno elogiato tutta l'equipe sanitaria, di questi vi ringraziamo. La mia domanda è semplice e veloce, ho sentito da persone di mia stima che chi si è vaccinato può avere più carica nel contagio, nel senso che c'ha più forza di contagio per chi si è vaccinato. Cioè rischia di più? No, ha più forza di contagio, può contagiare più di chi non è vaccinato. Non so se mi sono spiegato. Io in parte, guardi, la ringrazio di questa domanda perché mi permette di ribadire quello che ho già in parte detto. Cioè l'atteggiamento del vaccinato non deve essere quello di chi possa ritenersi, io sto a posto, ho finito, ora ricomincio a fare le mie brave cene, chi se ne importa, posso fare una vita normale. No, perché il vaccinato non si ammala ma si infetta. Quanto dura questa infezione? Ancora non lo sappiamo in modo certo, dura con ogni probabilità mediamente meno, con cariche, qui è l'opposto di quello che diceva lei, mediamente più basse, ma con varianti come quella inglese, queste cariche basse sono comunque pericolosissime, non pericolose. Quindi la risposta alla sua domanda è sì, il vaccinato può continuare a diffondere, intanto che non raggiungiamo la copertura vaccinale di tutti, non si può rilassare. Grazie professore, altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama? Da Pescara. Prego. Allora, volevo chiedere al dottor Parruti, praticamente io ho il defibrillatore e ho avuto la sindrome di Brugada e ho prenotato il vaccino da gennaio e ancora mi chiama nessuno. Volevo sapere che vaccino dovrei fare. Dunque, suppongo che quindi oltre alle cose che ci ha detto lei non abbia altri problemi immunologici, quindi che sostanzialmente a parte il problema di cuore stia in buona sostanza bene per quanto riguarda la sua capacità di risposta alle infezioni, non è che si infetta facilmente con altre cose, giusto? Sì. Oh, perfetto, allora la risposta è molto semplice, quanti anni ha? Allora 52. Benissimo, allora guardi, qualsiasi vaccino va benissimo, perché a 52 anni con un sistema immunitario normale la probabilità di prevenzione della malattia in caso di contagio è altissima con qualsiasi dei vaccini che circolano in questo momento. Questo ci tengo a dirlo perché le differenze più importanti tra i vaccini sono state viste nelle situazioni estreme, quindi nelle età estreme e nelle situazioni di deficit immunitario. Quindi nelle persone come lei che hanno dei fattori di rischio e quindi hanno una prelazione per la vaccinazione, qualsiasi vaccino va benissimo, non bene. Okay. O, rispetto al tempo di chiamata, stia tranquillo perché insomma io credo che ci sarà un'accelerazione nelle prossime settimane veramente positiva. Beh, è stato schierato l'esercito, la protezione civile, forse ce la faremo. Grazie a vaccinarci. Grazie al nostro amico di Pescara. Scrive Piero, per chi si accinge a ricevere la prima dose di vaccino, se ha assunto antinfiammatori per dolori articolari, in particolare l'Oki, può sottoporsi al vaccino o deve interrompere il trattamento prima di farlo e quanto tempo prima? Nessun problema, non c'è nessuna interferenza perché l'attecchimento della vaccinazione
non è interferita dall'antinfiammatorio. Come vi ho detto prima, la prima fase del virus è che con la vaccinazione o le nanoparticelle di liposomali di RNA o comunque i vettori adenovirali portano l'acido nucleico che codifica la proteina e questa fa biosintesi. Ora, nei confronti di questo, i FANS non hanno nessuna attività inibitoria. Grazie. Allora, 21.55, do spazio ancora a una telefonata, spero domanda breve, poi devo andare tassativamente in pubblicità e facciamo anche un po' riposare il nostro ospite. Pronto, Rete 8? Pronto. Sì, buonasera, da dove chiama? Da Roseto. Buonasera. Allora, la prima domanda è questa. Se la prima dose è stata fatta con un tipo di vaccino, il richiamo può essere fatto con un vaccino diverso? Allora, la domanda è una domanda molto interessante. Io le rispondo con un dato l'unico forse che abbiamo di scienza. Il vaccino russo, che funziona magnificamente, è fatto in modo tale da alternare due sottotipi di vettore adenovirale con la stessa sequenza codificante, che poi è la stessa in tutti quanti i vaccini in buona sostanza, perché sono diverse frazioni o in DNA o in RNA della proteina spike, cioè quella contro la quale dobbiamo produrre un gran numero di cellule e un gran numero di anticorpi. Quindi lo Sputnik che cosa fa? Induce la prima dose con un vettore e poi fa il richiamo con un altro vettore e funziona benissimo. Quindi questo lo sappiamo perché è stato dimostrato. Ora, però noi non ce l'abbiamo lo Sputnik, almeno fino a questo momento. A San Marino ci sta però. San Marino è fuori dai confini italiani, tanto è vero che gli italiani non possono essere vaccinati. So che adesso, credo, l'EMA sta cominciando a prenderlo in considerazione, l'AIFA non lo so. Vabbè, ma era una battuta solo per dire che dovunque i dati siano stati prodotti anche in Russia, cioè sono dati pubblicati, comunicati almeno, sul Lancet e quindi fondamentalmente sappiamo che questa cosa funziona. Quindi noi non abbiamo dati sperimentali ancora, però non abbiamo grosse ragioni di pensare che un richiamo fatto con un vaccino diverso rispetto a quello del priming debba essere meno efficace o sostanzialmente meno efficace. Quindi diciamo che in uno scenario di vaccinazione di massa probabilmente arriveremo anche a verificare l'ipotesi operativa di questo tipo. Ho imparato una cosa nuova perché pensavo che non si potesse fare, che si dovesse andare sempre con lo stesso vaccino. Chiedo al nostro amico di Roseto, domanda brevissima perché sono già in ritardo con la pubblicità. Sì. Se il vaccino mette come effetto la febbre, abbassarla con antipiretici può influire sulla produzione di anticorpi, sulla reazione immunitaria? Grazie al nostro amico di Roseto. La risposta è semplice, no. No, perché per come vi ho detto tutti questi vaccini inducono prima la sintesi della proteina che deve indurre l'immunità e che circolerà nel corpo, andrà nei linfonodi, nelle strutture deputate alla produzione degli anticorpi e poi la produzione degli anticorpi. Quindi se a ridosso della vaccinazione io prendo qualsiasi cosa, anche una piccola dose di cortisone se fosse necessario per una reazione importante o per una febbre significativa e durevole, o come ci capita di vedere spesso delle sindromi linfadenopatiche, cioè persone che sviluppano tanti linfonodi ingrossati dopo la vaccinazione con dolore locale importante, una, due, tre dosi di cortisone non cambiano assolutamente l'efficacia della vaccinazione. Grazie professore, 21.59, pubblicità, tra poco la seconda parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile. Di nuovo in diretta da studio, sono le 22.03, seconda e ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata al Covid, varianti e vaccini. Ne stiamo parlando con il professor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa malattie infettive dell'ospedale di Pescara. Prima di andare dalle nostre telefonate c'è una sua paziente che scrive, immagino, Teresa chiede se avendo avuto la tubercolosi, mi ha curato lui, quindi è una sua paziente, e adesso la sindrome di Sjögren,
psoriasi attiva e spesso malattie respiratorie dovute alle bronchiectasie, posso fare il vaccino? Devi fare il vaccino. Naturalmente, ne parlavamo un attimo fa, le persone che hanno problematiche per cui la possibilità di una reazione vaccinale sale in modo importante dovranno essere canalizzate in ambulatori vaccinali che approfondiscano meglio il rischio, valutino la possibilità di eventuali preparazioni, valutino il setting migliore dove fare la vaccinazione, se è necessario ancora una volta il supporto di un rianimatore e se è necessaria la presenza addirittura di una vena presa, insomma di una condizione di assoluta sicurezza, ma dovremo alla fine vaccinare tutti. Le condizioni descritte sono tali da prefigurare una possibile maggiore gravità in caso di una infezione da Covid, quindi a maggior ragione dobbiamo trovare la strada per vaccinare anche queste situazioni. Spazio alle telefonate, pronto Rete 8? È pronto, buonasera. Sì, da dove chiama signora? Io chiamo da Chieti Scalo. Prego. Mi chiamo Margherita. Buonasera. Io vorrei porre una domanda al professor Parruti. Sì, prego. Quando io avevo 9 anni ho avuto l'australiana, una forte influenza, e per cui pare che io abbia sviluppato gli anticorpi forti e non ho più preso influenza. E quindi non faccio nemmeno il vaccino, nonostante ho 83 anni. Però ho un problema, soffro di broncopatia, insomma, di questi malanni così. E prendo il cortisone, prendo 4 mg un giorno sì e un giorno no. Come mi devo ritenere? A rischio o no? Grazie Margherita. Professore. Grazie. Allora Margherita, la prima condizione di rischio è l'età. Poi il cortisone preso su base quotidiana diciamo che probabilmente riduce, ancora non abbiamo nessuna, sulle basse dose quotidiane forse rendono meno probabile una risposta iperergica come quelle che possono portare a gravità di malattia, però non abbiamo nessuna prova in questo. Quindi la vaccinazione andrà fatta anche in questo caso, scegliendo poi appunto quando avremo tutto il repertorio, avremo sul banco tutti i vaccini possibili e tutti i casi possibili, potremo anche stare a fare dei sofisticati ragionamenti su quale possa essere il vaccino migliore. In questo momento quello che dobbiamo fare con una storia di questo tipo è tener conto che l'età non fa valere la buona tenuta contro le infezioni influenzali degli anni passati come una certezza nei confronti del coronavirus, anzi, quindi bisogna assolutamente fare comunque la vaccinazione. Grazie, altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? C'è qualcuno? Pronto? Vai avanti, è caduta. Sì, allora, leggo, mi ero perso. Alessandra, sono un'insegnante, potrei essere sottoposta a vaccinazione, ma ho avuto il Covid da poco. Quanto tempo dovrei attendere dopo la negativizzazione? Ecco, questa è una domanda importante che mi aspettavo. Nei primissimi giorni della vaccinazione degli operatori sanitari, c'è stata l'indicazione in alcune regioni a vaccinare tutti quelli che avessero avuto in qualsiasi fase, diciamo, dell'epidemia l'infezione da virus SARS-CoV-2. Che cosa è successo? Che proprio nei primissimi giorni, quando siamo partiti, qualche caso a Milano, qualche caso in Liguria, qualche caso altrove in Italia, ci ha fatto un attimo frenare perché ci sono state delle manifestazioni iperergiche, quindi dei problemi di risposta al vaccino molto violente, insomma da necessitare addirittura l'ospedalizzazione, in persone che avevano avuto il Covid da pochissimo. E allora diciamo l'orientamento che si sta prendendo universalmente
e che convenga aspettare 3, 4, 5 mesi, diciamo non più di 6 sicuramente, perché dopo 6 mesi sappiamo che l'immunità naturale comincia a ridursi, e fare una singola dose più che sufficiente per rinforzare definitivamente l'immunità in quell'intervallo che va, diciamo, tra i 3 e i 6 mesi, ma forse anche tra i 2 e i 6 mesi in coloro, dico 2 per coloro che abbiano avuto delle forme molto lievi, quindi clinicamente probabilmente basta aspettare un paio di mesi. Nadia, sono stata splenectomizzata 5 anni fa per un problema ematologico autoimmune. Nel mio caso quale vaccino è consigliato? Grazie. Ma diciamo che i vaccini a RNA sono quelli che, come dicevo prima, negli anziani sono stati sperimentati, negli anziani e gli immunocompromessi danno livelli di protezione comparabili con quelli dei giovani. Quindi per estrapolazione, per validazione indiretta, possiamo dire che in una splenectomizzata probabilmente i vaccini a RNA sono quelli più indicati. Quindi Pfizer e Moderna? Grazie professore. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Abbiamo qualcuno al telefono? No, passiamo all'altra telefonata, mi fa segno Giuliola. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto, sono sì. Mario da Pescara. Buonasera Mario, prego, faccio la domanda al professore. Allora, la domanda è semplicissima. Io non mi sono mai ammalato, ho 78 anni, mio padre e mio nonno non hanno preso mai una febbre, ho avuto soltanto una tonsillite in collegio. Praticamente mi devo vaccinare, cioè le mie difese dovrebbero essere buone. Dunque, lei cosa ne pensa? No, io la ringrazio tantissimo di questa domanda, perché vedete, le domande più genuine come questa sono quelle che ci aiutano più a capire. Allora, lo scenario dei malati che vediamo in questo periodo, anche nella sua fascia di età, è uno scenario di persone che non hanno mai visto un medico, nella stragrande maggioranza, negli ultimi anni o se non in tutta la loro vita. Sono persone che vengono alla nostra attenzione perché magari senza rendersene conto hanno sviluppato qualche alterazione della glicemia, non un vero e proprio diabete, ma molte volte, mi ripromettevo di dirla bene questa cosa, una iperglicemia anche modesta, quella che viene classificata dagli autori anglosassoni come iperglicemia non diabetica, 110, 120, 150, un po' di pancetta o di sovrappeso e magari un certo stato di ipertensione. Insomma, persone che per queste connotazioni un medico magari negli ultimi 5 anni non l'hanno visto mai, se non addirittura negli ultimi 20 o più. Eppure vengono da noi con polmoniti da Covid. Quindi la risposta alla sua domanda è una risposta che parte dall'osservazione. Cioè purtroppo questo virus ha una capacità di generare malattia negli ospiti, diciamo di qualsiasi età dopo i 30-35, che abbiano fattori di rischio per una ridotta risposta immunitaria innata. Quindi fondamentalmente non possiamo troppo fare affidamento sul nostro benessere in circostanze precedenti, perché questo virus crea uno scenario per molti versi completamente nuovo. Grazie, altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama? Buonasera, sono Maria Rita. Sì, Maria Rita, chiamo da Pescara. Prego Maria Rita. Innanzitutto ringrazio tantissimo il professor Perruti, la sua equip e Rete 8. Grazie a lei. Prego, faccio una domanda. Ho 79 anni e vorrei fare una domanda. Soffro di ipotiroidismo autoimmune. Potrò essere vaccinata? Assolutamente sì, nessun problema.
non c'è nessuna, tra l'altro credo proprio che nei due studi clinici registrativi maggiori non sono stati esclusi quelli che come lei hanno un piccolo problema, ma sostanzialmente la maggior parte degli ipotiroidismi autoimmuni sono eucrini, cioè hanno una funzionalità buona o comunque ristorata da basse dosi di supplemento, per cui non c'è nessuna controindicazione, anzi nessuna limitazione sull'efficacia. Francesca, 35 anni, da Pescara. Mi sono prenotata per effettuare il vaccino essendo una categoria a rischio. Ho avuto un linfoma non Hodgkin a grandi cellule B primitivo del mediastino nel 2016, ora in remissione completa. Ho partorito a gennaio, attualmente sto allattando. Posso effettuare il vaccino e continuare a farlo oppure dovrò smettere dopo la somministrazione? Oh, questa è una bella domanda. Allora, i dati, la risposta sarà molto pragmatica, ma spero chiara. Le donne in allattamento sono state escluse dall'arruolamento nei trial vaccinali, ma non perché per qualche ragione strana, perché quando si comincia un trial vaccinale non sappiamo se la sicurezza sarà adeguata, se questo vaccino può fare qualche cosa, quindi in generale si scelgono persone che abbiano eventualmente risorse o che non abbiano grossi problemi per poter patire le conseguenze di una nostra scelta non particolarmente azzeccata, no? Qualora il vaccino partisse per non essere una risposta positiva, diciamo quella del trial. Quindi le donne, non abbiamo dati sull'allattamento per la semplicissima ragione che sono state escluse le donne, ma non abbiamo nessunissima ragione di temere che ci possa essere qualche problema, perché come ripeto il vaccino induce la produzione della proteina spike. La peggiore delle conseguenze, che però è una conseguenza ottima, potrebbe essere che il vaccino produca una proteina spike che poi passi nel latte e che quindi tramite il latte raggiunga anche il bambino. Ma non vedo che cosa dovrebbe succedere, anzi potrebbe essere una forma di immunizzazione per via orale, non lo so. Ecco, però voglio dire, l'ipotesi più probabile è che non abbia nessuna complicanza, quindi se io le posso dire quello che penso, io non sospenderei l'allattamento per nessuna ragione dovendo fare la vaccinazione, non ci sono dati che facciano temere alcunché. Grazie, altra telefonata, pronto Radio 8? Pronto? Pronto. Sì, buonasera, da dove chiama? Pronto? Sì, è in diretta signora. Sì, è in diretta signora, da dove chiama? Da Città San Angelo. Prego, faccia la domanda. Senta, io vorrei chiedere gentilmente al professore se ha avuto il morbo di Guillain-Barré, posso fare il vaccino? Però parecchi anni fa. Ecco. Grazie, bravo. Professore. Bravissima. Su questa cosa bisogna guardare appunto ciascun caso nel dettaglio. Allora, la probabilità che la malattia da Covid dia una sindrome di Guillain-Barré in una persona che l'ha già avuta è infinitamente più alta della probabilità remota che una sindrome di Guillain-Barré possa essere evocata dal vaccino. Quindi, signora, considerando che l'attesa, ma forse stiamo parlando di un rapporto non di 1000 a 1, ma probabilmente di 100.000 a 1 come rischio, quindi il rischio di avere una Guillain-Barré è tutto legato alla possibilità di avere un'infezione da Covid, non avere un problema da vaccino. Quindi considerando che il vaccino continuerà a circolare, che questo è il problema, cioè noi dobbiamo metterci dinanzi alla concretezza di questo scenario. Siccome il vaccino continuerà a circolare e continuerà a circolare soprattutto quando tutti quanti ci toglieremo la mascherina perché avremo e torneremo a vivere, perché avremo la fumata bianca che abbiamo vaccinato quasi tutti, chi non si è vaccinato lo riceve il virus prima o poi. Per cui diciamo che quel rischio tanto, tanto più alto di avere la forma di immunopatia da virus
non è remoto, cioè sai, io non lo faccio, mi appoggio alla copertura degli altri e quindi mi tolgo anche quel piccolo rischio. Ecco, questo calcolo purtroppo non lo possiamo fare in questo momento. Grazie professore, altra telefonata, pronto alle 8? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama? Parlo da Pescara. Da buonasera. Pescara. Sì. Buonasera, senta, una domanda semplice. Una donna che allatta può fare il vaccino? Sì, 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 l'ho spiegato prima. Ripeto, non abbiamo una formale autorizzazione per una ragione altrettanto formale, che le donne che allattano non sono state incluse nella sperimentazione, però non abbiamo nessuna ragione fondata per escluderle e considerando il rischio che comunque le donne che allattano dopo l'allattamento possano conoscere il virus, cioè abbiamo due possibilità, o fanno la vaccinazione qualche tempo dopo, che è una cosa tranquillissima, perché le donne che allattano non sono un dramma, perché non sono soggetti a rischio normalmente, cioè a meno che non ci sia dietro un'obesità, un diabete mellito, eccetera, anche in una donna in allattamento come fattore di rischio, e fondamentalmente il rischio che una donna che allatta sviluppi malattia o si vaccina o non si vaccina è molto basso, quindi fondamentalmente non è un dramma, però non c'è nessuna sostanziale ragione per dover allontanare troppo, diciamo, l'evento vaccino solo per questo fatto dell'allattamento. Ultime due mail, le chiedo una risposta. Poi un'ultima telefonata. Insegnante di 55 anni, affetta da tiroidite autoimmune con conseguente ipotiroidismo, controllato farmacologicamente. Quale vaccino fare? Questa è una buona domanda. Qualsiasi sostanzialmente, qualsiasi. Perché l'ipotiroidismo non abbassa le difese, almeno, perché ha detto bene, è controllato farmacologicamente, certo. Quindi è eucrino. Davide, che ha una malattia cosiddetta rara come la sindrome di Horton e fa una terapia biologica, può vaccinarsi? Dunque, questa è una bellissima domanda che non era ancora venuta fuori fino adesso. La sindrome di Horton è una sindrome importante che può aumentare molto il rischio di trombofilia, cioè di sviluppare una tromboembolia nel caso di infezione da Covid. Quindi di per sé è una ragione predisponente, diciamo, come dire, favorente la precocità della vaccinazione. D'altro canto la terapia immunosoppressiva può ridurre un pochino l'entità della risposta. Ma qui quindi la risposta è molto semplice. Se non possiamo sospendere l'immunosoppressione perché la malattia di Horton altrimenti ripartirebbe, dovremo entrare nell'ordine di idee che in queste persone magari utilizzeremo, come dicevo, i vaccini degli anziani, cioè quelli che sappiamo che funzionano anche quando si abbassano un po' le difese, come insomma quelli ad RNA. Però li faremo comunque, perché è meglio avere il 60% o il 70% di protezione che non averne nessuna. Quindi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che se non possiamo abbassare l'immunosoppressione durante la fase di attecchimento della vaccinazione, beh, la faremo, perché comunque è assolutamente meglio di non farla. E mia madre ha la sindrome di Sjögren, deve sospendere l'assunzione del Plaquenil qualche giorno prima della vaccinazione e fino a qualche giorno dopo il richiamo. Grazie Fausto da Atri. Ma no, perché l'idrossiclorochina non crea nessun problema, anzi con dei problemi legati alla tossicità sappiamo che l'idrossiclorochina ha un potenziale anche antivirale, quindi sostanzialmente non c'è nessuna controindicazione che io sappia a che la vaccinazione possa essere effettuata sotto idrossiclorochina. Professore, siamo in chiusura, guardiamo un po' anche all'immediato, le zone rosse, le chiusure localizzate non è che hanno dato grandi risultati, io credo soprattutto per l'inosservanza e anche un po', come posso dire, la stanchezza. La stanchezza, chiamiamola anche un po' maleducazione, scarso senso civico delle persone nello stare a casa. Dicevo, zone rosse, chiusure localizzate hanno dato scarsi risultati, lo vediamo anche nella nostra area metropolitana, Chieti e Pescara. Cosa farebbe lei se fosse Draghi, se fosse il CTS, se fosse il Consiglio dei Ministri? Un lockdown totale come lo scorso anno per un certo periodo di tempo per riazzerare tutto oppure?
Allora, ripartiamo dalla situazione, perché se no possiamo fare soltanto teorie. Cerchiamo di aumentare al massimo il focus sui fatti. Abbiamo nell'area metropolitana di Pescara e Chieti quasi il 20% dei tamponi positivi, anche oggi avete visto che numeri, in giovani, ok? Sotto i 20 anni. Che cosa vuol dire? Che c'è una circolazione terribilmente forte nelle fasce giovanili non affette, quindi 0,30, 0,35, che si traduce in un volano di circolazione a casa, al nonno, al papà, a tutti quanti gli altri. Quindi il problema è che le fasce meno responsabili e meno responsabilizzabili, purtroppo, della nostra popolazione hanno preso un ruolo di forti portatori. Nei confronti però, me lo lasci ribadire perché sennò facciamo sempre la caccia alle streghe, di una variante che ha una capacità diffusiva che abbiamo descritto bene questa sera e che è molto superiore, perché la stessa zona rossa con un tasso di stanchezza molto simile fatta nel mese di dicembre in Abruzzo e in Italia aveva portato a un netto decremento della circolazione del virus, tanto che si era potuti ripassare all'infausta zona gialla, infausta alla luce dei fatti, insomma. E quindi vengo alla sua risposta. Il governo e il governo regionale hanno due possibilità. Una più propositiva, più proattiva, più tutto sommato affascinante, quella di accelerare la vaccinazione il più possibile. Quindi dobbiamo giocare tutte le carte che abbiamo. Io sono sicuro che i nostri governanti avranno la fantasia di trovare il modo di fare sì che nel giro di un mese abbiamo veramente tanti, tanti più vaccini. Se questa cosa, per ragioni che chiaramente sono imperscrutabili a noi osservatori da questo punto di vista, non fosse possibile, purtroppo l'unico modo di calmierizzare la circolazione del virus con la distribuzione che ha, con la capacità di diffusione che ha anche da parte di portatori di cariche basse, con la pervicacia con cui ha invaso le fasce basse della popolazione, dovrebbe essere un'enorme frenata dei nostri interscambi personali, che sinceramente io vedo difficile proprio per la stanchezza che circonda la maggior parte della nostra popolazione, la difficoltà che fanno le forze dell'ordine, che io comprendo perfettamente, a essere particolarmente attente nell'inforzare questi divieti e queste limitazioni. Quindi io spero proprio che possiamo puntare su una maggiore diffusione dei vaccini. Speriamo che abbia ragione. Grazie al professor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa malattie infettive dell'ospedale di Pescara. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione. Ciao Giuliola, Giuliola Di Mondo. Ciao Paolo, ovviamente ringraziamo le tante persone che ci hanno telefonato, inviato le mail, ci scusiamo perché ne stanno arrivando ancora altre, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione e coordinamento tecnico di tutto il gruppo editoriale e ovviamente ringraziamento a tutti coloro che ci seguono ogni settimana. Confronto Medicina Facile, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Giovedì prossimo parleremo di prevenzione delle patologie dell'occhio trascurate in tempi di Covid. Sarà con noi il professor Leonardo Mastropasqua, direttore della clinica oftalmologica Università d'Annunzio Ospedale di Chieti. Invece domenica alle 12.30 alle 20 in Medicina Facile parleremo dell'alimentazione ai tempi del Covid. Cosa mangiare anche per aumentare le nostre difese immunitarie? Ce lo spiegherà la dottoressa Anna Wieczorek, biologa, nutrizionista, specialista in scienze dell'alimentazione. Vi lascio alla clip sintesi di quest'anno di pandemia realizzata dal nostro Antonio D'Ottavio e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso
quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Noi ci stiamo già preparando, è questa la novità.